Oggi vediamo come ricaricare le nostre batterie LiPo sia in singolo sia in parallelo. Oltre il caricatore e le batterie ci servirà una parallel board e un lettore di voltaggio. Adesso vediamo cosa ci occorre conoscere delle batterie quando le dobbiamo ricaricare. La prima cosa da tenere a mente è l'amperaggio della batteria, che solitamente viene espresso in ampere o in milliampereora, o entrambi come nel caso di questa batteria. Quindi l'amperaggio di questa batteria è 2200 mAh o 2.2A. Un altro dato fondamentale che dobbiamo conoscere della nostra batteria è il voltaggio, che viene dato dal numero di celle. Infatti le LiPo possono avere una o più celle. Questa batteria è da 3 celle e il suo voltaggio è 11.1V. Adesso vediamo il nostro caricatore e i suoi settaggi. Per ricaricare le batterie LiPo, appunto, dobbiamo scegliere il programma LiPo Battery. Vediamo di navigare adesso all'interno di questo menu. Clicchiamo su Enter e abbiamo LiPo Charge. LiPo Charge serve per caricare le batterie a una cella. LiPo Balance è il programma che ci interessa, ovvero tramite il cavo bilanciatore ogni singola cella verrà caricata in maniera corretta. Poi abbiamo LiPo Fast Charging, che è un programma supportato solo da alcuni tipi di batteria e adesso non ci interessa. LiPo Storage lo dobbiamo selezionare quando dobbiamo conservare le nostre batterie per un po' di tempo. LiPo Discharge serve per scaricare le batterie, ma questo programma è sconsigliato. Se avete bisogno di scaricare le batterie, dovete usare LiPo Storage. Vediamo adesso come ricaricare una singola batteria. Innanzitutto ci serve il cavo con il connettore di banana, ecco il connettore adatto alla nostra batteria. Questo cavo ci viene fornito insieme al caricatore. Colleghiamo gli spinotti banana al caricatore rispettando i colori, rosso nel positivo e nero nel negativo. E poi colleghiamo la nostra batteria. Poi dobbiamo collegare il nostro cavo bilanciatore, stando attenti a collegarlo dal verso giusto. Una volta collegata la batteria al caricatore, dobbiamo scegliere il programma per caricarla. Quindi, visto che la batteria ha più di una cella, dovremo caricarla con LiPo Balance. Una volta arrivati su LiPo Balance, dobbiamo stare attenti a questi due parametri, gli ampere e il voltaggio, e dobbiamo assicurarci che coincidano con quelli della nostra batteria. Quindi questa batteria è a 2.2A e qui dovremo selezionare 2.2A. Clicchiamo su Start. Gli ampere inizieranno a lampeggiare, lo portiamo avanti fino ad arrivare a 2.2. Una volta che abbiamo sistemato gli ampere, dobbiamo sistemare anche il voltaggio. Qui ci segna 14.8V 4S e non va bene, perché la nostra batteria, come abbiamo detto, è una 3 celle da 11.1. Clicchiamo di nuovo su Start e adesso lampeggerà il 14.8V. Torniamo indietro e abbiamo 11.1. Adesso che abbiamo visto che sia gli ampere sia il voltaggio coincidono con quelli della nostra batteria, possiamo tenere premuto il pulsante Start per un paio di secondi fino a sentire questo suono. Una volta che il display sarà cambiato in questo modo, dobbiamo confermare cliccando su Start. Adesso la batteria sta iniziando a caricare. Adesso vediamo come ricaricare più batterie alla volta. Prima di iniziare la carica in parallelo dobbiamo tenere a mente alcune cose. Innanzitutto non dobbiamo mai e poi mai mischiare batterie con voltaggio diverso, ovvero 4S con 3S o con 2S, ma dovremo caricare le 4S tutte insieme, le 3S tutte insieme e le 2S insieme. Per quanto riguarda gli ampere possiamo anche caricare batterie dal diverso amperaggio, purché, come abbiamo detto, abbiano lo stesso numero di celle. Per esempio, queste batterie sono batterie a 3 celle, però una è da 2.2A, mentre l'altra è da 1.3A. Però, essendo tutte e due batterie a 3 celle, possiamo anche caricarle insieme. Un'altra cosa da non fare è mischiare le batterie nuove con le batterie che magari sono un po' gonfie. Quindi, quando ricarichiamo le nostre batterie, carichiamo insieme le batterie che sono buone, mentre se abbiamo magari una batteria un po' rovinata, la carichiamo da sola.
Inoltre, quando ricarichiamo le nostre batterie, ricordiamoci di stare sempre vicino nella stanza e mai uscire di casa lasciando le batterie in carica. Poi dobbiamo ricordarci di posizionare il nostro caricatore lontano da fonti di calore o comunque da pericolo incendio. Prima di iniziare la carica in parallelo, assicuriamoci che le nostre batterie abbiano un voltaggio interno abbastanza simile. Questo per fare in modo che la carica delle celle risulti ottimale. Per fare questo, ci aiutiamo col lettore di voltaggio che andrà inserito nel cavo bilanciamento. Ricordiamoci di tenere il cavo nero sempre sulla sinistra. Quindi c'è 8. Quindi c'è 1. Quindi c'è 2. Quindi questa qui è a 15,8, è un voltaggio molto diverso dalle altre due. E caricheremo insieme quella a 15,1 con quella a 15,2. Adesso prendiamo la nostra parallel board e la colleghiamo al caricatore. Qui io ho messo dei nastri adesivi per coprire cavi bilanciamento da 5 e 6S. Visto che non ho batterie con queste celle, li ho coperti per non confonderli. Prendiamo sempre il nostro connettore banana, lo colleghiamo al caricatore rispettando la polarità, nero nel nero, rosso nel positivo, lo colleghiamo alla parallel board. E poi colleghiamo anche il cavo bilanciatore. Adesso la parallel board è pronta per essere usata. Adesso colleghiamo le nostre batterie LiPo alla parallel board. Il cavo di bilanciamento è fatto per essere inserito in un singolo verso, quindi stiamo sempre attenti a collegare il cavo bilanciamento nel verso giusto. Colleghiamo il cavo di bilanciamento e il connettore XT60. Colleghiamo anche la nostra seconda batteria. XT60 e cavo di bilanciamento. Adesso andiamo a vedere come settare il nostro caricatore. Scegliamo sempre il programma LiPo Battery e clicchiamo su Enter. Andiamo sul programma LiPo Balance e clicchiamo di nuovo su Enter. Adesso si illumineranno gli ampere. Per quanto riguarda gli ampere, dobbiamo mettere la somma degli ampere delle singole batterie. Quindi 1500 mAh più 1500 mAh fa 3000 mAh, che significa 3 ampere. Quindi qua dovremmo segnare 3 ampere. Per quanto riguarda il balance, dovremo mettere il numero di celle della singola batteria. Quindi queste batterie sono a 4 celle, dovremo scegliere 4 celle. È molto importante ricordarsi che le celle non vanno sommate, quindi se usiamo batterie 4 celle, in questo parametro qua dobbiamo sempre selezionare batterie 4 celle. Clicchiamo su Enter. E confermiamo. Questo era il mio tutorial su come ricaricare le batterie LiPo in singolo o in parallelo. Se vi è piaciuto il video potete mettere un mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale.